La prima faccio volta. Una a cassetta. Cos'è? Forse è la prima volta che scendi dal palco per andare a prendere la cassetta. Ci vado? Cosa avevi capito? La verità, magari. No, niente, avevo capito. Come al solito, del resto. Signori, purtroppo per voi sono arrivati tre amici nuovi. Perché ormai sapete, la famiglia non tiene a ingrandirsi e che solo andiamo sempre peggio. Questa è la grande verità. Lei, la più, non lo so. Desiderava. Facciamolo meno. Insomma, facciamo con... Lei è una cosa così, se vi va bene è una cosa così. Va bene. Chiama, perché lei non si fa chiamare, lei si chiama Luciana. Ti chiami da sola? Certo. Sempre. Nonostante femmina, un bel pollo. Lui invece è l'uomo dalle tante pretese di te. Io mi faccio chiamare, eh? Esatto, però lui, ecco, appunto, lui ha tante pretese. Difatti al mattino chiede a qualcuno, mi dici da che parte sono girato, per favore? E si chiama Silvano. Silvano, buongiorno a tutti. Poi è arrivato il timido, c'ha una faccia da bronzo ma si dichiara timido e si chiama... Mi chiamo Mauro. Sono in tre, salvo che qualcuno sia incinta. Sono in tre. Vengono... Andando verso la conclusione della trasmissione, voi tre mi state tanto... Mi siete proprio... Antipatici? No, e la parolina è troppo leggera così, ne cercavo anch'io una che rendesse un po' di più. No, sono una signora, non la posso dire. Diciamo sulla neve, ecco, visto che con la neve si fanno... Le palle di neve. E allora io vi farò, vi faccio un augurio, così mi tolgo dai... Mi tolgo proprio voi. Il pensiero. No, dai piedi. Te li togli dai che piedi. Che le vada esattamente male come l'interprete delle ultime due canzoni. Ah sì, vero. Grazie. Te lo auguriamo di cuore. Grazie. Così poi non ci vengono più a trovare. No, ti Bianchi ti viene a trovare. No, stavo sperando di loro. Devo solo chiamarla e arriverà anche perché ci sono tutte...